Benvenuto al terzo video Scopri e realizza il tuo talento personale e professionale. La volta precedente abbiamo marcato e sottolineato il valore sul chi sei oggi. E su questo video voglio lasciarti alcune informazioni pratiche per darti la possibilità, fin da subito, di far emergere il primo talento o uno dei tuoi talenti. Quindi, cosa dire? Noi spesso viviamo la nostra vita nelle abitudini, viviamo con i nostri familiari, abbiamo un certo tipo di alimentazione, quando usciamo frequentiamo determinati ambienti, nella nostra casa abbiamo determinati orari per andare a dormire, per fare colazione, per andare a pranzo, no? Oppure usciamo con delle persone che creiamo degli argomenti in cui ci sentiamo bene, ci sentiamo in una nostra zona comoda. E spesso quando si fanno dei corsi di formazione, di crescita personale, si parla molto della zona di comfort, cioè una zona dove ci sentiamo bene, ci sentiamo a proprio agio. E dicendo questo mi ricorda tempo fa alcune esperienze che ho fatto e ogni tanto le faccio proprio per mettermi in gioco, no? E tempo fa mi sono dedicato una settimana di tempo. E da solo sono andato via lontano dall'Italia, zaino in spalla, in un ambiente dove ero veramente incapace di conoscere ogni tipo di esperienze che potevo fare. Cioè, dal momento in cui sono sceso dall'aereo, mi sono trovato davanti a delle esperienze in cui non mi aspettavo, e lì veramente sono venute fuori delle caratteristiche mie che possono essere sia positive sia negative, e la cosa che facevo quasi tutti i giorni, mi appuntavo, mi scrivevo le caratteristiche che mi venivano fuori, come mi relazionavo con le persone che conoscevo, come facevo le domande per capire dove trovare alcune informazioni, dove poter dormire, eppure mi venivano fuori delle caratteristiche in cui, nella mia abitudine, non avrei mai detto, non avrei mai pensato per fare quello che poi sono oggi, realmente. Ora non ti dico di fare un'esperienza a 12.000 km di distanza per capire chi sei veramente e capire qual è il tuo talento. Lo puoi fare semplicemente anche per un periodo di tempo, almeno 3-4 giorni. Cambiare costantemente le tue abitudini, cioè fare qualcosa di diverso che non hai mai fatto. Alzarti mezz'ora prima al mattino e fare meditazione, pregare, andare a correre, fare qualsiasi cosa, frequentare ambienti nuovi, oppure fare un fine settimana in un luogo completamente diverso in cui sei abituato a vivere. Questa è una cosa importante per capire e per far emergere la tua caratteristica, la tua abilità, la tua capacità nell'essere nel mondo esterno. Questa è una delle prime caratteristiche. Fa niente che se i primi giorni ti senti un po' scomodo, ti senti un po' disadattato, no? Però è importante capire e fare il primo passo per scoprire qualcosa di nuovo. Oppure dormire di meno, semplicemente fare un'esperienza di una settimana, al posto di dormire 8 ore o 7 ore, ne dormi 6, oppure se sei già abituato a dormirne 6, dormine 8, cioè fai il contrario nel tuo limite possibile, però cerca di fare qualcosa che ti metta nelle condizioni nel scoprire qualcosa di diverso che sai già. Ok? Questo è il primo esercizio che ti lascio. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao e a presto.